penso che per capire come si giunge al golpe, dobbiamo capire cosa stava succedendo in Cile in quel momento. Nel 1970 arriva al potere un governo, un presidente, Salvador Allende, socialista, con un progetto di trasformazione della società cilena, usando il cammino democratico, che cerca di costruire una forma di socialismo basandosi nell'istituzionalità del paese. Allende è presidente appoggiato da una coalizione di partiti, tra cui il Partito Comunista, il Partito Socialista, il suo partito, e altri gruppi, per esempio di cattolici di sinistra, che già per il progetto in sé che loro cercano di portare avanti, si trova di fronte a una risposta estremamente negativa da parte di un settore importante della società cilena, che non sono solo le classi più abbienti, più i ricchi, ma anche una parte della classe media che si sente minacciata per quel progetto. Da quel progetto, e naturalmente c'è anche una forte attenzione, una preoccupazione per quello che sta succedendo in Cile, negli Stati Uniti, a Washington, dove si vede un pericolo grande, il pericolo di avere un altro paese socialista nell'emisfero occidentale dopo Cuba, ma c'è anche un pericolo che va più in là del contesto latinoamericano. Kissinger, per esempio, a Nixon fa riferimento a Kissinger alla possibilità che l'esperimento cileno possa avere qualche tipo di ripercussione come esempio, come modello in altre parti del mondo, in altre parti del mondo, citando esplicitamente l'Italia, la Francia, dove c'erano forti partiti comunisti. Per cui c'è una risposta negativa al progetto in sé e c'è anche una gestione abbastanza inefficiente, incoerente del progetto, quello va detto, del progetto allendista, e questo conduce poco a poco il paese a una situazione di caos economico, di conflitto tra vari settori della popolazione, e lì ovviamente ci sono spinte da parte della CIA, c'è la mano degli Stati Uniti, la mano degli Stati Uniti dietro, come molto si è detto, però c'è soprattutto l'iniziativa di forze cilene. Durante gran parte di quel processo politico, l'esercito aveva mantenuto una posizione di neutralità, diciamo. Addirittura il comandante in capo dell'esercito, Carlos Prats, aveva appoggiato lealmente Allende, era stato ministro ad Allende, però la maggioranza delle forze armate sono favorevoli a porre fine all'esperimento e finalmente si impongono. E lì viene la figura di Pinochet, del generale Pinochet, che è colui che succede a Prats come comandante in capo e che in un primo tempo è considerato leale al governo d'Allende e che probabilmente cede, anche per ragioni di opportunismo, alle pressioni degli altri generali per prendere il controllo del golpe. Il colpo di Stato ovviamente getta il paese in una situazione di incertezza totale e soprattutto nelle prime settimane, nei primi mesi c'è una repressione indiscriminata di coloro che avevano appoggiato il governo Allende.
E lì entriamo in un campo, in un terreno che è abbastanza difficile, capire quante persone siano realmente morte in quelle settimane, in quei primi mesi. Il punto è che, sebbene in un primo momento anche molte persone che avevano appoggiato il colpo di Stato pensavano che i militari, lo facessero per poi restituire il potere ai civili, in qualche modo era un levantamento più che un golpe. Invece la giunta militare con Pinochet, che si impone come leader, porta avanti un progetto di trasformazione della società cilena, in cui promette in un tempo indeterminato, indefinito, un ritorno a una situazione democratica, però in realtà si mantiene al potere. I militari cileni portano avanti un progetto di trasformazione della società cilena che in un certo senso segue il cammino opposto a quello che aveva iniziato Allende e introducono piani di privatizzazione di tutti i settori e tutti i servizi basati nelle teorie neoliberiste, un progetto che al di là dei giudizi che uno possa avere a livello politico riescono a portare avanti con efficienza e che gli permette anche beneficiare di un forte consenso di un settore importante della popolazione cilena, che aveva già appoggiato il colpo di Stato e che vede alcuni risultati a livello economico positivi. Questo permette al regime tenere una vita più lunga, per cui sotto molti aspetti è una dittatura che ha successo, cioè impone il suo piano. È molto repressiva, soprattutto nei primi anni, quando funzionava la DINA, la polizia politica del regime, che collaborò con altre dittature latinoamericane nel contesto dell'Operazione Condor, che è responsabile anche di uccisioni di oppositori politici importanti all'estero. Lo stesso ex comandante in capo dell'esercito, Carlos Prats, che aveva appoggiato Allende, è ucciso a Buenos Aires, dove si è esiliato. Per cui, insomma, va capito tutto questo per avere un'idea di come la dittatura cilena è riuscita a imporre, sotto molti aspetti, condizioni diverse a quello che possiamo definire la politica della memoria che esiste oggi in Cile, rispetto alla repressione. Cioè, Pinochet è morto nel suo letto, con la sua costituzione, con una destra politica che è basata essenzialmente sulle forze che avevano appoggiato il regime. Condizioni che sono molto differenti a quelle che, ad esempio, hanno caratterizzato il regime militare argentino. E poi c'è un altro aspetto che io penso sia importante tenerlo, che va tenuto in conto, e il fatto che, sebbene è vero tutto quello che io ho detto, il caso cileno è stato molto più conosciuto all'estero che altre dittature latinoamericane, comprendendo l'Argentina che è stata molto più repressiva. E lì c'è l'importanza, la visibilità, l'attenzione che il mondo della sinistra internazionale aveva prestato all'esperimento socialista del governo Allende. E questo naturalmente ha reso anche più visibile il colpo di Stato, il regime che è venuto dopo. Pinochet si è un po' convertito nell'esempio più famoso
del dittatore militare latinoamericano, più che Videla, che è stato anche peggio. E tutto questo va capito perché, d'altra parte, fa sì che molte forze politiche, molti governi stranieri si siano interessati alla situazione cilena, più che in altri paesi. Partiti socialisti, comunisti, progressisti in tutto il mondo hanno appoggiato la solidarietà con il Cile, hanno appoggiato l'esilio in molti paesi. I politici cileni dell'opposizione hanno potuto contare con questi appoggi, con queste reti. Uno degli effetti di questa situazione è che finalmente parte di queste forze, quelle più diciamo vicine al mondo occidentale, alla fine la stessa amministrazione statunitense con Reagan nella seconda metà degli anni Ottanta hanno avuto un peso importante quando si è trattato di imporre una uscita dal regime. Si sono imposti anche lo stesso Pinochet e in un certo senso hanno collaborato con una parte dell'opposizione per far sì che fosse possibile, per far sì che si potesse portare avanti un piano di transizione, transizione pactada, si direbbe in spagnolo, un po' basandosi sul modello di quello che era successo in Spagna negli anni 70. Quindi, sì, è una dittatura che è durata 17 anni, la repressione è passata per fasi diverse, quindi c'è stato un primo momento in cui si sono stabiliti campi di prigionia, campi di tortura, azioni per neutralizzare gli oppositori all'estero, sono arrivati fino a Roma con l'attentato a Bernardo Leighton, un politico democristiano dell'opposizione, che è sopravvissuto. E quella è stata la fase in cui il protagonista è Manuel Contreras, il Mamo Contreras, il capo della DINA, è la fase più repressiva. Successivamente c'è stata una trasformazione, la DINA ha cambiato di nome, però c'è stata anche una politica più selettiva. Non è che siano mancati casi di gente scomparsa, torturata, uccisioni, però il regime si è visto costretto a cedere un po' le maglie della repressione, anche perché ha avuto forti pressioni internazionali e questo ha permesso che negli anni Ottanta ci sia stata anche una certa apertura rispetto al funzionamento di gruppi politici, mass media, riviste, giornali legati all'opposizione. Serviva anche al regime per mostrare all'estero che non siamo così cattivi. E questa è la situazione cilena, è quello che va capito per spiegare come in Cile fino al giorno d'oggi la giustizia è stata limitata, è stata relativa. Uno potrebbe in un certo senso comparare il caso cileno più al caso spagnolo, che a quello argentino o di altri paesi latinoamericani. I figli della dittatura sono lì, sono parte integrante del sistema e c'è una battaglia, una discussione costante tra le due parti rispetto a quale deve essere la memoria condivisa, se è possibile averci una memoria condivisa su quel passato. Era cambiata totalmente. Il Cile di oggi è figlio di quella trasformazione.
È un paese in cui tutto è stato privatizzato, in cui tutti i servizi sono in qualche modo in mano a privati, a pochi gruppi di fatto. Sia un modello che ha portato crescita, ha portato la società dei consumi alla mano di molti cileni, e questo è stato, diciamo, anche la base del consenso che ha suscitato. Però ha creato una società molto competitiva e molto ingiusta, e in cui le garanzie sociali sono molto, molto limitate, che si parli di pensioni, sanità, educazione, è stato messo tutto nelle mani del mercato, per cui quelli che in altri paesi d'Europa o d'America Latina sono diritti, qui non esistono, semplicemente. Ci sono ancora oggi, non è che manchino, però si è cambiato molto dopo l'episodio dell'arresto a Londra, e direi soprattutto dopo lo scandalo della banca, dei conti bancari che aveva all'estero. Adesso c'è un appoggio meno militante all'immagine di Pinochet in Cile, e penso minore rispetto a quello che esisteva 10-15 anni fa. Continua ad essere molto forte in alcuni settori del paese. Per esempio, qui a Santiago ci sono le zone più abbienti, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, dove la destra pinochetista è ancora egemonica, è molto forte e è molto potente, continua ad essere potente nonostante tutto, e quello è un ostacolo importante perché si possa fare un tipo di memoria differente. Sono state fatte molte cose, però non è sufficiente.